Saluti a tutti. Che cos'è la Garfagnana? È una valle ormai famosa per i suoi funghi porcini, per i grandi formaggi, per le carni, per questi paesi straordinari, fortificati. Oppure è questo e qualcosa di più? Questa è la domanda che ci poniamo stasera e adesso abbiamo due ospiti, faremo parlare loro. Benvenuto Andrea, benvenuto Andrea, benvenuto Marco. Grazie. Andrea Tagliasacchi, che tutti conosciamo, sindaco di Castelnuovo, Marco Dezzi Bardeschi, grande architetto. Ecco, tutti e due sono legati in qualche modo allo stesso luogo e allo stesso immaginario poetico, la rocca ariostesca di Castelnuovo Garfagnana. È una rocca sulla quale tu da antico nativo, Andrea, cominciasti a lavorare in questa storia già da quando eri presidente della provincia di Lucca. Ecco, ora la rocca è in pieno restauro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che si sta realizzando, secondo me, un sogno molto bello per Castelnuovo, ma credo per tutta la valle, per la Garfagnana, perché è come se Ludovico Ariosto tornasse nella rocca ariostesca. Tutto l'immaginario che ruota intorno all'identità del rapporto fra la Garfagnana e il Ducato Estense, quindi al di là dell'Appennino, centinaia di anni di storia della nostra comunità, e il vissuto di Ludovico Ariosto in quella rocca dal 1522 al 1525, direi come per magia, può tornare a vivere in una dimensione di grande attrazione sui temi straordinari, diciamo così, del fantastico, dell'Orlando Furioso, che sono poi i temi dell'oggi molto interessanti, e soprattutto può tornare ad essere per la prima volta, direi, nella storia, un luogo di visita, di accessibilità dei cittadini, dei turisti, dei disabili, cioè un luogo fruito dal punto di vista culturale e turistico. Ecco, questa è la sintesi, però dobbiamo andare a vedere poi pezzo a pezzo, passo a passo, che cosa sta accadendo e che cosa accadrà. Ecco, ma tu quando eri presidente della provincia di Lucca, se ricordo bene, hai investito ingenti risorse su quella grande fortezza di Montalfonso che è proprio sopra, sovrasta la rocca ariostesca. Avevi già qualcosa in testa per quanto riguarda questo spazio di cui tu parli, cioè questo collegamento con la rocca di Ludovico? Ma quella naturalmente fu un'intuizione, era l'inizio, diciamo, di un percorso, perché la fortezza di Montalfonso è un luogo, diciamo così, unico, un luogo straordinario sia dal punto di vista della fortificazione del bene culturale sia dal punto di vista del luogo vissuto della nostra comunità. Quindi la scelta di investire, di recuperare, di restaurare la fortezza è stata una scelta che oggi diventa ancora più forte alla luce dell'investimento e alla valorizzazione della rocca ariostesca di Castelnuovo Garfagnana. Ecco, quanto intendi o quanto potrai investire su questo restauro? Sono stanziati sulla rocca ariostesca di Castelnuovo, partirà un cantiere di 2 milioni e mezzo. Quando? Entro autunno, diciamo tra l'autunno e la fine dell'anno, molto probabilmente. Ora il percorso in termini di tappe viene definito, siamo al progetto definitivo, quello esecutivo, e poi si va alla gara, quindi siamo nella fase, diciamo così, molto operativa, quindi questione, diciamo, di mesi. Presenteremo già nei prossimi giorni il progetto definitivo e naturalmente il cantiere sarà un cantiere aperto, cioè già durante la lavorazione del cantiere vorremmo far vedere ai cittadini e ai turisti quello che poi la rocca diventerà. Abbiamo però nel frattempo già investito 1 milione sulla rocca per il restauro del tetto, che era in condizioni molto precarie. Quindi diciamo abbiamo già fatto un investimento, compreso il restauro della saletta, di ben più di 1 milione. Bene. E ora partiamo con questo secondo step. Marco, io mi sono molto chiesto, perché da grande architetto hai dato la soluzione, presumo, a dei problemi che per me profano
sono quasi insormontabili, perché restaurare una rocca è diverso da restaurare un palazzo, presumo, perché la rocca per carattere è angusta, è stretta, ha dei passaggi strani. Tra l'altro io ho visto che addirittura hai previsto pure un ascensore. Mi sono chiesto, ma come si fa a restaurare una rocca e rendendola accessibile, vista proprio la natura stessa della rocca militare, poi, peraltro? Sì, certo. In effetti la rocca è un concentrato, un compact, no, di funzioni difensive un tempo e gestionali, e poi è stata anche sede del Consiglio Comunale, quindi è proprio un elemento in cui ogni stanza, ogni percorso è labirintico e doveva essere fortificato, come di fatto. Poi è arrivata la guerra, è stato oggetto di un doppio bombardamento, di distruzione, è rinata dalla guerra grazie all'intervento del nome dell'Ariosto, già allora si chiamava Rocca Ariostesca, del soprintendente di Pisa, che è Piero Sampolesi. Quindi in qualche modo è già una rocca, ariostesca, rivisitata da uno storico dell'arte degli anni 40, 48, 50. Questo, e quindi ha un suo fascino, è come le case degli artisti, la casa di Giotto, la casa di, che sono un pochino la casa di Leonardo, che sono accumuli di memoria, presumo. Sì, ma anche con soluzioni abbastanza analoghe. E che cosa, no, hai trovato per quanto riguarda i restauri che ti hanno preceduto? Questo, cioè l'unità di questo intento, per cui ci sono i lumi in ferro battuto ancora, no? Degli anni subito dopo la guerra, di questo momento della ricostruzione, cioè i caminetti, una certa reverie, un certo sogno, diciamo, rinascimentale artesco. Ecco. E naturalmente l'incontro con l'Ariosto è stato importantissimo, perché, come è stato detto, lui c'è stato più di mille giorni, più di 3 anni, il momento in cui, quando lui è arrivato, insomma, era già famosissimo, perché aveva pubblicato l'Orlando Furioso nel 1516, qui arriva 8 anni dopo, e già, diciamo, l'Orlando, lui lo riceveva dal boiardo, dalla corte estense, e quindi è un incrocio di cicli cavallereschi. Ma siamo sicuri che ci stava bene nella rocca, perché sì, perché lui c'è stato, ci ha abitato mille giorni, parli, no? Anche sì, però devi pensare, era felice di questo, oppure aveva delle riserve, o aveva delle nostalgie verso la vecchia moltissime corte. Però lui ci è arrivato malvolentieri, perché era un uomo di corte, un uomo più da era scena. Cattore, non è stato lui, prego? Lui è stato governatore, sì, è stato, diciamo, scaricato dal fratello di Alfonso I, e allora Alfonso gli ha trovato questo ruolo per integrarlo nel suo, per poterlo far vivere. Però lui a malvolentieri ci è arrivato, ma poi si è in qualche modo, diciamo, familiarizzato. Molti spunti dell'Ariosto visionario sono dovuti ai personaggi locali, quindi in qualche modo è un grande sociologo lui, che poi proiettava nel fantastico la vita, diciamo, i briganti che diventavano il ciclo cavalleresco di Re Artù incrociato con quello di Roncisvalle. Ecco, quindi questa è la sua capacità. Naturalmente, arrivando lì, lui si sente in una posizione molto costretta, molto lontana da casa, e scrive le satire. C'è la satira quarta in particolare, in cui lui è feroce contro la corte, e lo ha abbandonato. Dicono anche che non riusciva a catturare i briganti, i famosi briganti che c'erano in giro, scrive, protetti peraltro esattamente, questo è più interessante, no? Sono i primi che lo ricevono a San Pellegrino, quando lui arriva a cavallo, e naturalmente, saputo chi è lui, già la sua fama, si inginocchiano, si levano il cappello, si mettono al suo servizio. Ora, ma lui si trova in difficoltà, te lo dico perché è molto importante, perché lui fa continue relazioni giornaliere a Ferrara ad Alfonso, e gli dice, ma come faccio io a mantenerlo? Ho 12 archibugieri che possono fare nulla, i briganti sono quelli che sono veramente legati alla popolazione, sono tollerati, no? Giocano a carte con gli sbirri, come faccio? Quindi è bellissima questa testimonianza. E poi lui a cavallo, no? Gira tutte le fortificazioni ai quali accennate. Poi di che vedremo. Peraltro adesso chiederemo ad Andrea
il succo di questo bellissimo progetto del polo museale che volete fare, però adesso, siccome tu mi hai ricordato questa storia, chiediamo alla regia di farci vedere un pezzo di questo mondo ariostesco. Abbiamo qualche video in proposito. Madonna Alessandra carissima, sono appena giunto in questa aspra terra di Garfagnana e già mi mancate. Castelnuovo è come chiuso in una fossa, da cui non si esce che salendo. L'Appennino da una parte, la Pania nuda e rocciosa dall'altra. Orlando, il mio Orlando innamorato e pazzo, bene starebbe in questi luoghi e quasi mi aspetto di vederlo scender giù dalla vetta. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori. Siamo di nuovo in studio, dobbiamo andare purtroppo in pubblicità e noi ci rivediamo, siamo in studio con il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, e l'architetto Marco Dezzi Bardeschi. Parliamo di Ludovico Ariosto e di un mondo fantasy che in qualche modo il grande Ariosto ha, come dire, inventato e lanciato fino a noi nella modernità. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Siamo di nuovo in studio con Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, e l'architetto Marco Dezzi Bardeschi per parlare del restauro della rocca ariostesca, ma non solo, cioè che cosa si farà dentro questa rocca e del sistema di fortezze cui accennava proprio Marco poco fa. Ecco, il polo museale. Che cosa avete intenzione di fare esattamente anche rispetto alla Mountain Falls, quella fortezza, e al sistema di eventi su cui voi vi siete inseriti? Penso al Luca Comics, penso a un certo tipo di turismo. Ecco, ma il polo museale che significa? Allora, intanto c'è un cantiere, come dicevo, che non è un cantiere solo locale di Castelnuovo, ma è un cantiere che si chiama Cantiere Estense, che abbraccia Modena, Ferrara, Reggio Emilia e tutta la Garfagnana, diversi comuni della Garfagnana. Penso a San Romano con la Fortezza delle Verrucole, Minocciano, Gallicano, Fosciandora e naturalmente il polo poi Rocca Ariostesca e Fortezza di Monte Alfonso. Ma il cantiere è un cantiere che ha questo respiro, la forza, diciamo, culturale ma anche di attrazione turistica sta proprio in questa dimensione anche di valori, come diceva l'architetto, che ci porta dentro la cultura europea del periodo, quindi ci permette di fare un ragionamento molto importante. Quindi è in atto un cantiere e una comunicazione che ha questa dimensione interregionale. La rocca è un punto di riferimento di questo ragionamento. La chiave di volta della rocca, come dicevo, è l'accessibilità. Per Castelnuovo, per l'area, è importantissimo, perché è un luogo che è stato luogo di servizio, gli uffici comunali, sede prestigiosa del Consiglio, della vita civile, non è mai stata il luogo valorizzato da un punto di vista culturale e turistico. Qui c'è un passaggio fondamentale, è come se noi riattivassimo l'anima, il cuore di una Castelnuovo che riscopre la sua vocazione turistica, culturale, memoria, identità, territorio e commerciale. Quindi stiamo facendo un'operazione molto importante da questo punto di vista, perché poi la rocca è il simbolo, diciamo, importantissimo di tutto il centro storico di Castelnuovo, ma in realtà dentro a questo percorso che è appunto il cantiere Estense, quindi anche un riallaccio di rapporti, di relazioni e anche la costruzione di progetti che hanno una dimensione europea. Il rapporto con la Fortezza di Montalfonso, il link,
è fondamentale perché, come diceva l'architetto, la rocca è uno spazio limitato per gli eventi. Il dialogo fondamentale con un'altra fortificazione estense, che è la fortezza, diventa fondamentale. Ecco, ma difatti è proprio di questo che io volevo sentire parlare. Innanzitutto l'abilità con cui tu ti sei inserito nel Lucca Comics, perché questo ha colpito, perché hai preso proprio l'elemento fondamentale, il fantasy, da sì, titolo della nostra... Uno dei temi fondamentali della forza attrattiva della rocca e del progetto del professore architetto Dezzi Vardeschi è proprio questo tentativo di declinare la divulgazione dei grandi temi verso i giovani soprattutto. Senti, quindi gli strumenti di comunicazione diventano fondamentali. Quali sono gli strumenti di comunicazione? Vedremo. E stanno tutti dentro anche la rocca. Ecco, per questo volevo sapere, la tecnologia ne fate, mi sembra di capire, Marco, un ottimo uso, perché è quella su cui poi vi affidate per quel tipo di comunicazione di cui parlava Andrea. Sì. Allora, noi vorremmo, come ha detto il sindaco, vorremmo portare la grande cultura. Ariosto è stato il più grande, diciamo, poeta leggendario del suo tempo a livello europeo, e questa è la cosa importante. Era collegato con Aldo Manuzio, con tutta l'editoria veneziana, ferrarese veneziana, ma soprattutto con Erasmo, con Tomas Moro, quindi c'è tutta era questa la grande cultura circolava. Rivoluzionaria europea, sì, perché era l'utopia. L'utopia, appunto, persone che poi hanno fatto anche una brutta fine, ha portato gli altri appunto anche una brutta fine. Sì, certo. Lui invece si è proiettato in questo mondo della fantasia, però traguardando strettamente la realtà, attingendo alla realtà. Ecco, noi volevamo portare questa sua grande cultura e questa scrittura quotidiana, che guarda, tutta la vita lui ha continuato a fare varianti su varianti con una a contatto proprio con le nuove generazioni, farlo diventare popolare, come già è stato fatto, a cominciare da Orlando Curioso. Ecco, questo sempre. Allora, la rocca chiaramente, che era un nocciolo chiuso, l'abbiamo dovuta aprire nel progetto, ma quella diventava insomma una cosa da cui guardarsi dall'esterno, invece deve diventare la sede, insomma, di questa attività. Quindi diventa porosa, tante porte. E poi naturalmente, come è stato detto giustamente, diventa il capo, il hub, per così dire, dell'intero suo territorio. Questo è interessante, dinamica. Ecco, questa roba qua. Sì, che tipo di rete, concretamente, volete costruire? Perché una cosa è dire un grande hub, no? Di comunicazione con gli eventi, con le storie, con le strutture presenti sul territorio. Altra cosa, facci vedere un attimo, tu che fai il sindaco a Castelnuovo, cosa può accadere per esempio tra 2 anni, avendo restaurato la rocca, che cosa potrà accadere alla fortezza di Montalfonso o per esempio alle verrucole, per capire. Beh, tanto grazie all'abilità degli amministratori, del sindaco di San Romano, degli altri, eccetera, nella fortezza delle Verrucole avvengono già cose molto importanti, perché è stato fatto un restauro e oggi è un punto di riferimento turistico-culturale già attivo, molto importante. La rocca, naturalmente, intanto cioè, la cosa fondamentale è quello che diceva ora l'architetto, cioè concretamente la rocca sarà accessibile. Da subito. Cioè da subito, quindi uno entra e prende un ascensore trasparente e va direttamente su un luogo che non è mai stato visitato, che è la torre. E dalla torre tu hai già una vista straordinaria, che non è solo quello che vedi dentro la rocca, le suggestioni, la cultura, la dimensione fantastica di quello che stiamo dicendo, ma vedi anche l'unicità del nostro paesaggio, l'unicità del centro storico di Castelnuovo, vedi la fortezza di Monte Alfonso. Quindi già questa è di per sé una cosa che cambia la dimensione del centro storico di Castelnuovo Carfagnana. Poi naturalmente le suggestioni sono altre, nel senso che noi vogliamo mantenere un rapporto col territorio, quindi sicuramente tutta la cultura di recupero dei beni archeologici del territorio troverà un suo spazio dentro la rocca. E poi ci saranno cose fortemente innovative dal punto di vista della tecnologia, quindi uno entrerà
e potrà vedere dei video, potrà vedere delle dimensioni, diciamo così, tecnologiche, virtuali, che ti permetteranno di entrare nella storia del nostro territorio attraverso, tra l'altro, consulenze scientifiche sui contenuti importantissimi. Bene, vediamo adesso. E scusa, soltanto la Rocca sarà luogo quindi di comunicazione. Bene. Questo l'abbiamo capito, Andrea, però io voglio far vedere un altro video molto significativo, perché siamo in chiusura purtroppo, la nostra è una conversazione iperveloce, perché tanta, un bel video, soltanto un minuto alla regia, perché poi devo fare una domanda ai nostri ospiti ancora. L'ultimo video, che è molto significativo e bello. Ecco qua, una domanda inevitabile, Ariosto, le armi e gli amori. L'amore rinascimentale, Andrea, è un amore sostanzialmente romantico, noi lo vediamo come tale, rispetto all'amore, diciamo, di una civiltà post-industriale come la nostra, quel romanticismo, quella grandezza, quel senso dell'amore che si porta fino alla morte per la donna amata, che era tipica, oppure alla follia, la follia amorosa. Ecco, questo amore, secondo voi, ha resistito nel tempo oppure no? A me no, ma questo è difficile dirlo. È un quello valore che è importante, no, diciamo così. C'è una cosa che rende Ariosto nostro contemporaneo, oltre a quelle cose che sono state dette qui, la rapidità e la velocità degli eventi. E il poema è un poema vertiginoso. Questi personaggi, la donna Angelica, non è mai la donna ferma, corre, scappa, fugge o è incatenata, va liberata. E qui ci sono i cavalieri, no? Che sono, secondo il loro vero, la vera attitudine, la desiderano, la devono però considerare come un oggetto idealizzato. Ecco, a proposito di amore, in questo senso è molto bello, perché ci sono degli episodi, insomma, di una modernità sconvolgente, insomma, l'innamoramento di Medoro, Angelica, eccetera, e soprattutto questa velocità. Ecco perché lui è un grande affabulatore. Noi, il nostro è un tempo di grande velocità, corriamo, non sappiamo neanche perché. In questo senso sì. Ecco, pensa nelle corti di allora, queste donne che la sera si avevano questa televisione ariostesca, ante litteram, no? E lui gli proponeva questi temi con una velocità. Cavalieri rincorrono, rivali, che poi si perdono, entrano nel castello d'Atlanta, poi si sospende, entra un altro racconto nel racconto. Questo è di la contaminazione dei racconti, è una vertigine proprio anche passionale, anche amorosa, dei sensi, che produce nello spettatore. Tanto è vero che l'Orlando, che era senza immagini, dal 1516, poi stimola la fantasia. C'è una galleria di centinaia di anni successivi di immagini formidabili che illustrano, basta pensare a Dorè, insomma, basta pensare a Clerici, ai grandi scenografi di oggi. Fino anche a Antonio Possenti. No? Fino a Possenti, esattamente. Utilizzato giustamente. Andrea, l'amore di Ludovico Ariosto è l'amore post-metropolitano. Sì, ma io penso che Ariosto sia, usava il termine contemporaneo, nei contenuti dell'Orlando Furioso ci sono appunto quelli che dicevi te, l'amore, la follia, l'amicizia, grandi valori fondamentali delle relazioni, delle comunità, io credo che siano di grande attualità. Il tema vero su cui noi stiamo cercando di accettare la sfida è su due fronti.
Uno, è evidente che c'è qualche cosa di affascinante in questo rapporto tra un personaggio della cultura europea del periodo e la sua presenza in una terra come la Garfagnana. È affascinante questa dimensione, compresa la sua malinconia, che è un altro grande tema di grande contemporaneità. C'è un quadro di Possenti, su cui noi abbiamo fatto una mostra, che è proprio intitolato La malinconia dell'Ariosto. Sui temi che tu dicevi, in modo particolare l'amore, secondo me il tema è la scolasticità, magari, dell'Orlando Furioso, che non è un poema di grande divulgazione. Quindi la sfida è come divulgare fra i giovani i grandi valori di quel poema. E i grandi valori sono, uno di questi, per esempio, appunto, è l'amore, oppure la dimensione. E in alcune mostre che noi abbiamo già fatto, cioè quella dei comics e quella, per esempio, di Possenti, ci sono c'è il tentativo di divulgare questi, così come c'è, diciamo, su alcune idee che abbiamo sul progetto della Rocca, attraverso i materiali multimediali, attraverso i contenuti, attraverso il cinema, attraverso i video, attraverso il teatro, cioè comunicare questi valori importanti dell'Orlando Furioso e della Rocca. Posso aggiungere una cosa? Certo, velocemente, però, perché siamo ampiamente fuori tema. No, cioè, sì. Non fuori tema, fuori tempo. Te lo dico perché, voglio dire, c'è una canzone di Iannacci che si chiama Io e te, che dice a un certo punto che cosa succederà di noi domani, eccetera. Poi dice la tristezza ci sta vicino, non c'è lavoro, non c'è la situazione di oggi ancora, no? Ci sta vicino e ci sorride. Ed è molto interessante questo senso che ironico anche sui fatti. Ecco, Ariosto ha questa grande ironia. Bene. È la stessa. Allora, noi ringraziamo innanzitutto Ludovico Ariosto, che ci ha consentito di rivivere il nostro tempo con la fantasy, ma con le profondità dei sentimenti. Questo indubbiamente. Ringraziamo anche il nostro, permettimi Andrea, carissimo amico. Grazie. Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, e l'architetto Marco Dezzi Pardeschi, che ho avuto il piacere di avere in studio. Arrivederci a tutti, noi ci vediamo tra una settimana.